girone d'andata dove questi inizi erano la caratteristica principale. Vedremo se sarà utile. Guetmey marcata da Barberis, su questo duello si giocherà tanto di questa gara 2. Guetmey non ha lo spazio per la conclusione, prova lo scarico, tocca la difesa della Virtus, tocca da lì, che poi vola in contropiede disturbata. Penetra, lo scarico per Guetmey, marcata da Barberis. Mano alta per impedire la conclusione, Guetmey però prende lo spazio, si prende la tripla. Sbagliata la conclusione, 6 secondi alla fine del primo quarto. Stesso San Giovanni attacca, Arturi si prende la conclusione da 3 punti! Wow! Mamma mia! Anzi a Costanzo Verona! Che adesso prova a rifarsi in difesa, costringe Dotto a chiudere il palleggio. Crudo da 3 punti! Sara Crudo! Segna il primo vantaggio per Stesso San Giovanni. Si va subito da Guetmey, che riceve il pallone e poi lo perde per la buona difesa di Bishop, che recupera la palla e la Virtus vola in contropiede con Dalì, che si appoggia al vetro di mano. E allora poi penetra, scarico per Begic, scarico a sua volta per Bishop, che deve prendersi la conclusione da 3 punti e finalmente la mano avversario è di Bishop. Da lì supera la prima linea difensiva di Sesto San Giovanni, poi lo scarico per Bishop! Dotto, sicuramente adesso Guetmey si prenderà come Graves più responsabilità, adesso ci prova dall'angolo Verona. Altra tripla di Geas che sta tirando molto bene in questo terzo periodo. Da lì prova a rispondere colpo su colpo e non c'è un attimo di tregua. Il buon raddoppio di Williams, Dotto allo spazio invece per la tripla. Bravissima. Caterina Dotto. Ultimo possesso per la squadra di coach del suo servente in questo terzo periodo. Palla persa però da Begic, che non si accorge della buona difesa di Sesto San Giovanni, con Crudo che va a segnare e a subire fallo. Costanza Verona da 3 punti. Costanza Verona, come alla fine del primo periodo, anche alla fine di questo terzo quarto, trova la preghiera. Porta solo 2 punti in cascina questo palla antisportivo di Battisodo, che poi si rifà. Il modo migliore per chiedere scusa alle compagne è stata appunto questa tripla da parte di Valeria Battisodo, veramente importante. E Panzera dalla... Panzera, uno contro uno, scarico per Guetmey da 2 punti. Volta, poi penetra, scarico per Dalì. A sua volta Bishop, questa volta se lo prende la tripla. Non ha il tiro da 3 punti e non se lo prende. Poi si prende quello da 2 e trova bellissimo il fondo della retina Games. Dalì, consegnato per Tassinari, che chiama il blocco di Bishop. Poi Bishop riceve il pallone da 3 punti e Bishop!